fra poco sentirete i miei difensori. Decostruire tassello dopo tassello l'intero impianto accusatorio, il mosaico di accuse costruito dal PM Marco Dioni ed esposto nel corso di una requisitoria fiume conclusa con la richiesta a 27 anni di reclusione per padre Graziano. Questo è il compito dei legali del frate congolese accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia e dell'occultamento del suo cadavere. La Corte d'Assise è tornata a riunirsi per il processo al frate. Venerdì è stato il giorno delle arringhe difensive. I legali di padre Graziano hanno puntato molto sull'orario del presunto omicidio della casalinga, ripercorrendo le testimonianze di coloro che quel primo maggio hanno dichiarato di aver incontrato la donna lungo la Marecchiese. Ci sono degli avvistamenti lungo la via Marecchiese di Guerrina Piscaglia in determinati orari. Il pubblico ministero, come sapete, ha cercato di smontare questi avvistamenti sostenendo che i testimoni, ben 5 testimoni, siano stati inquinati dalla forza mediatica di chi l'ha visto, i quali hanno cristallizzato in un segmento temporale che va dalle 14 alle 14:45 gli avvistamenti di Guerrina, e sappiamo che il pubblico ministero ritiene che Guerrina sia stata uccisa in un altro segmento temporale che va dalle 13:46 alle 14:20. Se questi sono gli elementi di prova, l'intero processo è un processo inutile nei confronti di padre Graziano. Erano ben altre le direzioni che avrebbe dovuto prendere il pubblico ministero. Il collegio difensivo del religioso nel corso della arringa ha poi proposto una ricostruzione alternativa. La donna più volte, infatti, secondo i legali, avrebbe manifestato l'idea di un gesto estremo, di un allontanamento. La difesa ha poi in più occasioni puntato il dito contro il marito della donna scomparsa. Io ho voluto sottolineare gli aspetti caratteriali di Mirko perché il pubblico ministero prima ci ha detto che è un testimone totalmente inattendibile e poi ce lo ha portato in sede dibattimentale per essere sentito. E allora è inattendibile perché è una persona che ha delle difficoltà caratteriali ed altro, oppure è attendibile? O è attendibile solo quando dice cose a favore dell'accusa e non è attendibile quando dice cose contro l'accusa e a favore dell'imputato?